Grazie mille. Io ringrazio molto Don Luca anche per queste parole, per questa presentazione generosa e anche perché è il mio parroco preferito, oltre che unico, e quindi con molto piacere ci ritroviamo in quest'altra veste. Bene, io oltre ad aver rovinato la colazione di Don Gildo, spero di aver avuto una buona idea, perché mi sembra che una cosa come il laboratorio abbia bisogno di nascere anche con delle idee dal basso, quindi la pensata di ragionarne in un gruppo scelto ma ben qualificato come stamattina va in questa direzione. Vi pongo una domanda: il vostro cuore ha conservato l'inquietudine della ricerca? Senza inquietudini siamo sterili. Se volete abitare ponti e frontiere dovete avere una mente e un cuore inquieti. A volte si confonde la sicurezza della dottrina con il sospetto per la ricerca. Per voi non sia così. I valori e le tradizioni cristiane non sono pezzi rari da chiudere nelle casse di un museo. La certezza della fede sia invece il motore della vostra ricerca. Così Papa Francesco alla redazione della Civiltà Cattolica il 9 febbraio del 2017. L'inquietudine della ricerca non sono soltanto, io credo, belle parole. Parto da qui e dico subito che mi pongo in un'ottica globale, cercando di guardare nei limiti di una relazione come quella di stamattina un segmento limitato della grande Chiesa, la Chiesa di Dio che è in Carpi, in un contesto più vasto, quello planetario e globale. La tensione tra un vissuto quotidiano intessuto di incontri casuali e relazioni più o meno rilevanti è una prospettiva tanto vasta da farsi cosmica, è peraltro il segno distintivo dell'esperienza di Gesù di Nazareth, Yeshua ben Yosef, così come c'è narrata dai Vangeli. Mentre, è già stato ripetuto e quindi io rilancio, e la Chiesa tutta del resto essere messa in crisi in modo sorprendente dalla svolta epocale che il nostro villaggio globale sta vivendo per il Covid-19, ma non solo, per affrontare la quale occorre disporsi, io credo, a una rivoluzione del pensiero, del metodo e delle forme di relazione, ma anche guardare con occhi nuovi al campo di gioco. Come fa ad esempio Papa Francesco nella sua enciclica del 2015, la Laudato Si, che è un testo, come sappiamo, profondamente ecumenico, interreligioso e planetario. Allora, la mia chiacchierata avrà tre passaggi e andrà dal macro al micro per concludersi con uno sguardo sul futuro. Il primo, avete l'abstract in cartellina. Il primo passaggio, teologia e Vaticano II, elementi di contesto. Naturalmente Gildo ce ne ha già offerti diversi. Io provo a pormi nella domanda che è quella che mi motiva anche nel mio lavoro e nella mia elaborazione di teologo oggi. Che cosa significa fare teologia oggi? Chi sono i teologi e le teologhe oggi e come si rapportano allo statuto epistemologico della loro disciplina? Sicuramente anch'esso di gran lunga molto più complicato, molto più incerto, problematico rispetto a pochi decenni, forse pochi anni fa. Cioè in una stagione, così come la chiama Christoph Theobald, in cui la globalizzazione di tutti gli scambi umani, soprattutto a partire dal 1989, e il pluralismo radicale delle civiltà e delle tradizioni hanno segnato la fine del mito moderno di un progresso lineare indefinito secondo il modello occidentale, penso anche alla dialettica dell'illuminismo.
mentre la ragione utopica ha ceduto ormai il posto a un pragmatismo miope e a corto raggio, privo di prospettive a lungo termine, rendendoci rassegnati o disinteressati alla conclamata scomparsa della figura dell'altro. Qualche anno fa lo psicanalista Zoya ha scritto un libro rivelativo, La morte del prossimo, è molto qualificante. Uno scenario in cui emergono inedite inquietudini, in particolare nei riguardi di una globalizzazione economica, tecnica, mediatica, politica, caratterizzata dal progressivo affaticamento di una memoria collettiva, al di là di tutte gli inviti anche che vengono dall'alto a mantenere la memoria, certo, ma in che modo? Questo è il problema. A rischio di vanificare così le immunità che le permetterebbero di proteggersi dal potenziale disumanizzante che veicola. In un simile contesto, prendo le mosse da alcuni tratti fondamentali e anch'io, inevitabilmente, assumo come punto di riferimento il Vaticano II. All'epoca del Concilio, quindi 62-65, poco più di mezzo secolo fa, i teologi, attenzione, non solo quelli italiani, non solo quelli cattolici, sono di fatto tutti maschi, tutti presbiteri o pastori. La teologia cattolica, come ci ricordava prima ancora Don Gildo, si faceva, si studiava e si insegnava in latino, una lingua non parlata più da nessuno da diversi secoli, e consisteva sostanzialmente nella riproposizione della scolastica tomista. La teologia preconciliare, infatti, era una scienza totalmente autosufficiente e totalmente autoreferenziale, aliena da qualsiasi forma di dialogo e confronto con l'esterno, ad esempio con la storia e con le scienze umane. Nei decenni successivi le cose cambiano, ma cambiano lentamente. Ecco, a me viene sempre in mente questa immagine. Il fatto che il 28 ottobre 1965, una data importante all'interno del Concilio, è la data in cui viene firmata la dichiarazione Nostra Aetate, quella sul rapporto tra la Chiesa e le altre religioni, i padri conciliari che votano a larghissima maggioranza questo testo, dopo un iter molto tormentato peraltro, e hanno come immaginario collettivo necessariamente la pace di Augusta, del cuius regio eius et religio, e poi la pace di Vestfalia quasi un secolo dopo, che dice la stessa cosa, cioè il fatto che io sono di una determinata religione perché appartengo ad un determinato territorio. Questo collegamento tra appartenenza religiosa e territorio in cui si abita era fino a 50 anni fa il leitmotiv, era normale per chi studiava questi temi, e ovviamente anche per loro che pure votano un testo che è stato detto una svolta, sicuramente un'apertura. Bene, quella svolta e quell'immaginario viene in tempi molto brevi travolto da un impetuoso pluralismo religioso e da un altrettanto impetuoso processo di secolarizzazione che convive peraltro con la rivincita di Dio. E allora in tempi brevissimi quello che è cambiato completamente è lo scenario del religioso a livello planetario, e fare i conti con questo scenario in trasformazione non è facile. A me colpisce il sottotitolo di un libro di un'antropologa francese illustre che si chiama Daniel Hervier-Léger, il libro in questione si chiama Il pellegrino e il convertito, e il sottotitolo dice, una ventina d'anni fa, le religioni in movimento. E l'antropologa Hervier-Léger dice è la prima volta nella storia che in questa proporzione, con questa portata, la religione, invece di essere il luogo della conservazione e del punto di riferimento di un deposito di dogmi sempre uguali a se stesso, grosso modo,
è qualcosa d'altro, è qualcosa che cambia, che si muove, che si trasforma, e si muove e si trasforma non per un decreto dall'alto, ma perché sono le gambe dei nomadi e dei pellegrini e dei convertiti che portano con sé immagini diverse, nuove di Dio. Ecco, in questo scenario, nel frattempo, cominciano timidamente ad affrontare lo studio della teologia dei laici e delle donne, un po' dopo la metà degli anni 60. L'intreccio della teologia con le scienze umane si fa via via più costante e fruttuoso. Tuttavia, ecco, e quindi avrò un po' di elementi di criticità, la teologia non fa notizia nel dibattito pubblico nazionale italiano se non sconfina nel pettegolezzo, nella curiosità o nel folklore. I giornalisti che si occupano di queste cose, solo in Italia peraltro, si chiamano vaticanisti, ed è una parola evidentemente espressiva, mentre i teologi, con eccezioni che confermano la regola, sono assenti, e a me pare sostanzialmente autoesclusi dal panorama culturale nazionale, confinati piuttosto in un'area protetta, in un mondo a parte e comunque intramenia, con alcune eccezioni. Se mi permettete, faccio dei nomi, sapendo che poi colpiscono, ma li faccio volutamente, perché questo può produrre anche dibattito. I nomi che vedo come eccezioni e che confermano la tendenza sono, qualche anno fa, tra gli anni 80 e 90, quelli di Paolo De Benedetti, lo dico naturalmente anche per il debito che ho nei suoi confronti, e più o meno la stessa cosa posso dire di Sergio Quinzi. Mentre invece oggi penso, al di là del giudizio appunto sulle persone, sulle posizioni, penso a Enzo Bianchi e penso a Vito Mancuso. Come capite, tutte figure fuori dal coro. La questione del resto ha radici che vengono da lontano, non sto a soffermarmi, ma la fine della teologia studiata nelle facoltà teologiche statali, questo è il grande vulnus col quale dobbiamo fare i conti e col quale fortunatamente la Germania invece non deve fare i conti, e in parte anche la Francia. Qual è comunque l'esito di tutto questo? L'esito è che la teologia è percepita nell'immaginario collettivo, era soprattutto fino a qualche tempo fa, roba da preti, non c'è niente da fare, non si riesce a uscire da questo cortocircuito. E in questo orizzonte, che ho descritto naturalmente per sommi capi, alle nostre latitudini, nonostante la presenza e l'azione e le parole di un Papa come Francesco, mi domando: c'è spazio per una reale teologia pubblica? E credo che questa sia una domanda importante, e dovremmo forse domandarci perché oggi sembra che non ci sia spazio. Tanti motivi: mancanza di coraggio, carenza di stimoli, fatica e disabitudine a lavorare in reti, un vizio di forma che viene da lontano, e lo chiamo col suo nome, una perdurante, sostanziale clericalizzazione da funzionari di Dio, come la chiamava Dreverman, che tuttora affligge, a dispetto dei cambiamenti cui ho accennato, la teologia che viene studiata e fatta nelle facoltà teologiche, con eccezioni che confermano la regola. Eppure lo spazio potrebbe esserci, e sono convinto che ci sia oggi più di ieri. Mi rifaccio all'analisi di un teologo francese, Christian Ducoq, secondo il quale i teologi si troverebbero di fronte a un dilemma cruciale. Essi non sono credibili se non hanno il coraggio di pensare da se stessi, ma essi non sono teologi se non grazie alla loro dipendenza dalla fede e alla loro fedeltà alla tradizione. La cultura moderna, e ancor più quella postmoderna, pone loro dunque una sfida inedita che per troppo tempo è stata ignorata o ritenuta illusoria. Ora è necessario onorarla, se i teologi stessi desiderano aver parte al dibattito pubblico in una democrazia di opinioni diverse e plurali.
In altre parole, la marginalizzazione, l'autoghettizzazione e l'esilio non sono necessariamente il destino ineluttabile della teologia in Italia. Del resto, Veritatis Gaudium, la Costituzione Apostolica sulle università e facoltà teologiche di Papa Francesco, che ha reso pubblico il 29 gennaio 2018, va in questa direzione quando ammette che la teologia e la cultura di ispirazione cristiana sono state all'altezza della loro missione quando hanno saputo vivere rischiosamente e con fedeltà sulla frontiera. Grande metafora, la frontiera, il confine, il meticciato e così via. Secondo punto, fare teologia a Carpi, dalla scuola diocesana di teologia a oggi, ma io faccio qui un mestiere che non sono, quello un po' di storico, però sono andato a avere un po' di materiali perché secondo me era utile radicarsi nella storia locale. E allora per questo ho deciso di suddividere i 55 anni che ci separano dalla fine del Vaticano II in tre fasi. Nella prima, 65-79, non esiste ancora una vera e propria scuola di teologia diocesana Carpi. Nella seconda, 79-2000, nasce la scuola dedicata a Realina, abbiamo sentito, mentre la terza registra da una parte l'appoggeo della scuola stessa, ma anche la sua crisi per molte ragioni e poi la sua chiusura, almeno in quella forma. Però c'è anche una preistoria, questa è un po' una curiosità, ma interessante, il fatto che già il 14 gennaio del 1954, all'inizio del trentennale mandato del già citato vescovo Artemio Prati, era nata l'esigenza di dotarsi di uno strumento di formazione diocesano, allo scopo in particolare appunto di formare al meglio gli insegnanti di religione. Allora nasce una scuola, così era denominata, di teologia e sociologia cristiana per laici, denominata Istituto Maria Immacolata, voluta da Prati, di durata biennale, con figura di riferimento qua in diocesi di Don Renato Soncini, e fra i suoi obiettivi statutari, che erano giocati, ho l'impressione, piuttosto sulla difensiva, ma era lo spirito dell'epoca, quello di dare ai laici, virgolette dello statuto, dare ai laici una formazione cristiana, spirituale, dottrinale e tecnica, adeguata al periodo storico in cui viviamo e il cui carattere è segnato dall'attacco massiccio dell'ateismo militante, per mettere a disposizione del mondo cattolico diocesano elementi di e capaci a portare un concreto contributo alla causa cristiana nella società moderna. Tra l'altro, il programma, lo dico un po' per curiosità, ma è, anche questo è davvero un segno dei tempi, un corso era dedicato a strategia e tattica del movimento comunista, secondo la nota idea che il nemico va conosciuto. Intanto la scuola sappiamo che era piuttosto impegnativa e faticava a ottenere un numero significativo di iscritti, ma questa appunto è la preistoria. Il primo passaggio appunto è 65-79. Nel 79 mi sembra che cominci la scuola di teologia diocesana. Negli anni precedenti, dopo la fine del concilio, si può segnalare in diocesi, in mancanza di studi approfonditi al riguardo, una certa fatica nella ricezione dello stesso, sul piano dei riflessi teologici. Attenzione, questo succede nella stragrande maggioranza delle diocesi italiane che sono messe KO dalla novità del concilio. In merito alla scarsa valorizzazione degli studi teologici dei presbiteri diocesani, ad esempio, statisticamente in quello stesso 79 i preti dotati di laurea in teologia a Carpi sono solo 3, mentre 2 hanno una licenza e altrettanti possono vantare una laurea in altre discipline. Qualche anno prima, nel 66, era stata presa la decisione di far convergere gli alunni diocesani del liceo e della teologia al seminario di Modena,
come residenza e allo studio teologico interdiocesano di Reggio per quanto riguarda gli studi teologici di base, il baccellierato. Sintetizzo in tre percorsi il panorama teologico dell'immediato post-concilio della teologia in diocesi. 1. Ci sono alcuni pochi singoli teologi, tutti presbiteri, un paio dei quali insegnano allo studio teologico interdiocesano Reggio Emilia e al futuro STAB di Bologna, studio teologico accademico bolognese. 2. Non mancano esperienze parrocchiali, associative, soprattutto giovanili, che si concentrano specificamente sullo studio della Bibbia e dei padri. Faccio due esempi, non gli unici, ma mi sembra abbastanza rappresentativi. La Comunità del Duomo, nella sua cantina guidata da Don Lino Galavotti e legata fra l'altro alle riflessioni dei monaci dossettiani di Monteveglio, i cui riflessi sul piano dei canti nati dal suo contesto sono visibili ancora oggi nei cantorali parrocchiali, e ancora il costante lavoro di formazione dei laici in chiave di ricezione conciliare da parte dell'Azione Cattolica Diocesana proprio qua vicino nella sua sede di Via Rocca, che nel tempo troverà spazio nelle pagine del periodico associativo Centro D. Ecco, se mi permettete, 3, non mancano neppure esperienze più marginali e meno istituzionali. Oltre ai singoli appassionati di Bibbia, faccio un nome, per me non casuale, quello di Confronti, foglio di presenza sociale e religiosa, che cerca di tradurre a livello locale istanze innovative di frontiera, quasi quali la teologia della liberazione proveniente dall'America Latina e una lettura politica delle scritture, ma anche i primi vagiti di un'interpretazione della Bibbia alla scuola di Israele. Secondo passaggio 79-2000, la svolta si ha nel 79, siamo per collocarlo nel primo anno dell'era Wojtyła, quando viene creata una vera e propria scuola di teologia, nello statuto della quale si legge: la diocesi istituisce presso il seminario diocesano una scuola di teologia intitolata Bernardino Realino, San Bernardino Realino, aperta a presbiteri laici religiosi della diocesi. Lo scopo è di dare a sacerdoti religiosi e laici la possibilità di approfondire il mistero di Cristo e la fede della Chiesa, e così via. Nel primo anno accademico, 79-80, l'intero corso è disposto su 3 anni, gli iscritti sono numerosi, una caratteristica che la scuola conserverà a lungo e che sarà invidiata anche da alcune diocesi vicine. 65 alla sezione teologica e ben 102 Carpi e 80 Mirandola alla sezione pastorale. Il primo responsabile è Don Nardino Burzacchini, mentre nell'arco di qualche anno la direzione della scuola passa a Don Rino Bottecchi. Le tipologie degli iscritti sono 3, ci sarà una convenzione con l'Istituto Ferrini di Modena. Le tipologie degli iscritti sono 3, docenti di religione, diaconi, lettori e ministri straordinari dell'Eucaristia, laiche e laici. I docenti, alcuni locali, alcuni che vengono da Reggio, si potrebbero fare dei nomi, ma non li faccio per risparmiare tempo, dopo semmai posso consegnare il testo. Nel 93, il 29 aprile, la CEI, i Vescovi, produce un documento importante che si intitola Gli istituti di scienze religiose a servizio della fede e della cultura, che lancia una prospettiva importante per questo tipo di studio. In sintesi direi così, una teologia contestuale, cioè una teologia che faccia i conti con il territorio e non venga calata dall'alto. Anche in questo caso permettetemi di fare qualche nome di esperienze comunque significative, perché è importante fare memoria, poi sono esperienze anche ancora vive, le principali delle quali di questo periodo sono a mio parere il CIB, Centro di Informazione Biblica, che è ben noto a tutti e quindi non lo presento,
e ancora l'Associazione Teologia ed Evangelizzazione Onlus, che sorgerà ufficialmente nel 2000, grazie alla quale vengono offerte borse di studio per studenti dello STAB Future of Terre. E poi permettetemi, in terza battuta, di ricordare, ecco, io ho un po' di passione verso le figure fuori del coro per tanti motivi, allora voglio fare memoria qui di una figura come quella di Don Roberto Maria Bertacchini, che come sapete è deceduto tragicamente 3 anni fa, gesuita, incardinato dell'arcidiocesi di Lanciano-Ortona. Lo ricordo perché ha lavorato tanto su Agostino e perché era uno dei pochi personaggi con il suo stile che riusciva a dialogare, a far dialogare, ecco, fede e cultura contemporanea. Poi mi fermo qui, è un modo per farne memoria. In merito a tutto questo lavoro, compreso quello della scuola di teologia, e a quanto abbia prodotto un dibattito diffuso nella diocesi, peraltro si potrebbe discutere se ha ragione Paolo Trionfini, che come sapete invece è storico davvero, a sintetizzare al riguardo, (virgolette), la sensazione che si trattasse di un patrimonio scarsamente valorizzato, anche perché la formazione di molti degli operatori, dei responsabili, dei componenti, consigli pastorali parrocchiali non risultava sufficientemente integrata nella scuola di teologia. Non ci si può esimere dall'interrogativo su come venissero utilizzati tanti laici che continuavano a frequentare i corsi al di là dell'impiego come insegnanti di religione. Infine, terzo passaggio, 2000-2019, la fase successiva è dominata dalla figura del direttore che si insedia ufficialmente da parte del Vescovo Staffieri il 1 ottobre del 1998, che è Don Alberto Bigarelli, biblista ben noto e ancora oggi validamente sulla breccia. Nel 2013 il nuovo Vescovo Cavina decide di portare a un quadriennio la precedente scansione triennale, cosa che causa la fine della convenzione con l'Istituto Ferrini. E la scuola di teologia, commenterà il direttore Don Bigarelli, si è come ritirata nell'ambito diocesano, mentre la formazione che essa stava proponendo non aveva più alcun riconoscimento o aggancio con esperienze diocesane analoghe. Le cause del fenomeno, ben inteso, sono molteplici, andrebbero studiate adeguatamente, la situazione è molto più generalizzata, sta di fatto che chi aveva bisogno di un titolo di studio doveva rivolgersi a questo punto a Modena oppure a Bologna. Lo stesso Alberto, dimissionario dal 2015, in un articolo di consuntivo su Notizie del settembre 2019, ammette con franchezza: c'è sempre stato un certo disagio nel clero nel comprendere il valore e il servizio reso da questo organismo diocesano, che sembrava sottrarre forze alle parrocchie, mentre bisogna dire che i laici più impegnati, come i responsabili di associazioni, catechisti e animatori, non sono stati incoraggiati a partecipare ai corsi della scuola e venivano e vengono formati in altre sedi. E questo è sicuramente un problema di cui vale la pena di discutere. Bene, devo andare verso la conclusione, dico che nel caso ho preparato un po' di copie di questa mia relazione, quindi rimando, come si dice nei convegni importanti come questo, rimando al testo scritto, però dico due parole del terzo punto che io ho intitolato uno sguardo al futuro in questi tempi incerti, e rilancio ancora questa immagine del cambio d'epoca e dico che provo a dire che ci sono 3 sottolineature che soprattutto in questi momenti, si dice niente sarà come prima, siamo tutti sulla stessa barca, eccetera, eccetera, soprattutto in questi momenti, secondo me, andrebbero tenuti in considerazione. Poi, naturalmente, spero che se ne possa discutere.
Le tre sottolineature sono: uno, ormai questa si sarà capita perché ho dedicato un po' di spazio prima, una teologia pubblica, cioè una teologia capace di stare sul territorio, di dialogare con le istituzioni, con il terzo settore, oltre che di servire ovviamente la Chiesa locale, adottando uno stile costantemente interculturale, ecumenico e interreligioso. Ovviamente tutti questi aggettivi andrebbero precisati, ma questo secondo me è uno spazio possibile. Attenzione, quando si dialoga, anch'io sono convinto, non si tratta di fondere i propri orizzonti in un sincretismo omogeneizzante, oppure nell'andare dietro al più forte, quanto di costruire assieme un nuovo linguaggio plurale e dialogico, che ancora oggi non c'è. Seconda sottolineatura, qua dico proprio solo il titolo perché mi sembra evidente, autoevidente, il ruolo dei laici, cioè una teologia fatta anche da laici e soprattutto una teologia non clericale, in un tempo in cui lo stesso Papa da tempo ci sta ripetendo che il clericalismo è una perversione, in quanto perverte quella che è la natura stessa della Chiesa, del santo popolo fedele di Dio, e rimando alla lettera al popolo di Dio del 2018. La terza, su cui mi piacerebbe soffermarmi, ma non lo faccio per questioni di tempo, però è forse, paradossalmente, non dico la più importante, ma è decisiva. E la chiamo volutamente con un termine che si porta dietro dell'ambiguità, perché dire questione non sempre piace, ma io credo che questo sia un problema serio, la questione femminile. Il problema del posto che spetta la donna nella Chiesa cattolica ormai si sta presentando sempre più spesso negli ultimi tempi, sinodo sull'Amazzonia, le due commissioni sulle diaconesse, e si può immaginare che questo sarà il tema del futuro. E la teologia o fa sua una prospettiva di genere, o è una prospettiva, o è una teologia che è destinata a essere perdente in partenza. Chiudo e rimandando, come ho segnato, non a un padre della Chiesa, ma a un cantautore milanese che è Giorgio Gaber, e che nel 1994 faceva uscire un disco che ha un titolo profetico ai miei occhi. Il titolo è E pensare che c'era il pensiero. Bene, se nel 94 Gaber, che guardava lontano, si permetteva di dire e pensare che c'era il pensiero, voi decidete che cosa è successo in questi 26 anni in un paese come l'Italia e a che livello siamo. Tutto questo per dire che credo che il problema di fondo sia riprendere a pensare, recuperare la dimensione di un pensiero, e di un pensiero il più possibile collettivo. E è lì che può stare la teologia. Finisco come ho cominciato, ricordando l'intervento di Papa Francesco alla Civiltà Cattolica il 9 febbraio del 2017, in cui diceva: c'è bisogno di un servizio capace di possedere lo sguardo di Cristo sul mondo, di trasmetterlo e testimoniarlo. Perché la sapienza del discernimento riscatta la necessaria ambiguità della vita, ma bisogna penetrare l'ambiguità, bisogna entrarci come ha fatto il Signore Gesù assumendo la nostra carne. Il pensiero rigido non è divino, perché Gesù ha assunto la nostra carne, che non è rigida se non nel momento della morte. Ecco, sono tempi incerti, ma è proprio per questo che la teologia farebbe bene a giocarseli fino in fondo, anche qui a Carpi. Grazie dell'attenzione.